Bentornati amici di Fight for Yours. Come promesso, eccoci qui per il pronostico del co-main event di UFC 261, il match valevole per il titolo pesi paglia tra Weili Zhang e Rose Namajunas. Sinceramente questo è uno dei matchup più equilibrati ed esaltanti degli ultimi anni, tra due fighter completissime che hanno entrambe dimostrato di poter battere Joanna Jędrzejczyk, ex campionessa e regina incontrastata della divisione pesi paglia per circa 3 anni, quindi questo la dice lunga sul loro skillset e sulle loro abilità, in particolare dal punto di vista dello striking. Andiamo a parlare proprio dello striking di questo matchup. Entrambe hanno il colpo da KO, entrambe hanno uno striking molto tecnico. Weili Zhang è sicuramente più feroce e più aggressiva, mentre Rose Namajunas ha il vantaggio dal punto di vista del footwork, dell'head movement e in generale della difesa. Abbiamo visto infatti come Rose nei due match con Joanna, in particolare parleremo del secondo, che è quello più equilibrato e più interessante dal punto di vista analitico. Appunto, abbiamo visto come Rose abbia sostanzialmente evitato tutte o quasi le combinazioni o i colpi tirati al volto da Joanna, mentre invece nel match tra Weili Zhang e Rose Namajunas entrambe le fighter hanno assestato e anche subito parecchi colpi al volto. Quindi in generale, appunto, sicuramente la Namajunas ha il vantaggio dal punto di vista difensivo in piedi. Parlando invece del ground game, delle fasi di wrestling e grappling, anche qui Rose Namajunas sulla carta dovrebbe avere il vantaggio, soprattutto dal punto di vista delle sottomissioni, ma abbiamo visto già in passato come Weili Zhang sia capace, uno, di trovare delle sottomissioni e due, anche qui, sia molto aggressiva a terra con colpi anche di gomito molto pesanti che non si fermi mai e non si faccia mai trovare impreparata neanche quando l'azione si sposta a terra. Questo matchup è veramente equilibratissimo, proprio per questo motivo credo che andrà ai punti, che nessuna delle due fighter riuscirà ad imporre fino in fondo il suo game plan e le sue caratteristiche. Penso che sarà un match che alla fine verrà vinto da Rose Namajunas, appunto, per decisione. Non mi stupirei di vedere un match molto equilibrato e molto controverso, come è stato ad esempio quello tra Weili Zhang e Joanna, o il secondo tra Rose e Joanna, e quindi anche di vedere una split decision. In ogni caso, penso appunto che la Namajunas riuscirà a portarsi a casa la vittoria e a riprendersi la cintura pesi paglia. Fateci sapere che cosa ne pensate del matchup e del pronostico. Fate il vostro pronostico nei commenti, iscrivetevi al canale e vi ringraziamo. Ci vediamo alla prossima. Il prossimo video sarà il pronostico del main event di UFC 261, Kamaru Usman vs Jorge Masvidal 2. Grazie ragazzi, ciao!